Buonasera dalla redazione, appuntamento consueto con le notizie dalle vallate. Iniziamo dal Casentino. Ad un mese dall'attivazione del reparto cure intermedie Covid all'interno dell'ospedale del Casentino, il sindaco di Bibbiena Vagnoli fa un incontro con la dottoressa Barbara Innocenti per stilare un punto della situazione. Sentiamoli. Ad un mese dall'attivazione del reparto cure intermedie Covid all'ospedale del Casentino, qual è la situazione? Sì, ho fatto un punto della situazione con la direttrice dell'ospedale Barbara Innocente e con il primario di medicina dottor Corradi, come promesso. Infatti, poche settimane fa, da quando è stato aperto il reparto di cure intermedie Covid all'ospedale Casentino, avevamo detto di farci un aggiornamento dopo circa un mese per capire quale fosse la situazione. I posti letto sono tutti occupati, 13 posti letto, che ovviamente prevedono un grado di rischio per i pazienti già più basso rispetto al rischio alto che invece sono ricoverati presso Arezzo e San Donato. Detto questo, l'elemento importante al quale volevamo fin dall'inizio prestare molta attenzione era quello dei servizi ordinari, perché chiaramente questo reparto di cure intermedie non doveva e non deve andare a intaccare i servizi ordinari dell'ospedale del Casentino. Ho verificato che chiaramente, nonostante ci sia un piccolo rallentamento nel reparto di medicina e anche quello di chirurgia, soprattutto sul numero di posti letto, perché sono stati tolti temporaneamente 7 posti letto a medicina e 5 a chirurgia, ma le attività comunque proseguono anche quelle ordinarie, e questo è la cosa più importante a cui volevamo porre attenzione. Ovviamente terremo alta l'attenzione anche come sindaci su questo tipo di controllo, perché è fondamentale che una volta che sarà terminata o comunque che sarà calata l'emergenza nella nostra provincia, questi posti letto di cure intermedie Covid siano tolti dall'ospedale del Casentino e quindi vengano ripristinati i reparti completi sia di chirurgia che di medicina. Terranuova Bracciolini, il sindaco Chienni, a proposito della situazione della FIMER, chiede un incontro urgente al Ministero. Doveva essere convocata alla fine di questo mese la riunione al MISE incentrata sulla vertenza della FIMER di Terranuova, ma ad oggi, 31 gennaio, ancora non sono arrivate comunicazioni in merito. La situazione dello stabilimento, che dà lavoro a circa 800 persone fra diretti ed indotto, con le relative importanti ripercussioni occupazionali ed economiche sul territorio, continua ad essere al centro dell'attenzione dell'amministrazione comunale. Dopo gli incontri che si sono succeduti negli scorsi mesi, il sindaco di Terranuova, in accordo con le organizzazioni sindacali, sollecita il Ministero dello Sviluppo Economico a convocare un nuovo incontro per fare chiarezza sulla situazione finanziaria dell'azienda e sul suo futuro. L'obiettivo è quello di vigilare affinché venga salvaguardata l'occupazione sia nello stabilimento che nell'indotto, ha dichiarato Sergio Chienni. Durante il Consiglio Comunale dedicato alla vertenza, tenutosi il 22 gennaio scorso, il Presidente della Regione, Eugenio Giani, ci ha confermato che al prossimo incontro presso il MISE sarà presente in prima persona, in modo da attestare ulteriormente il supporto della Regione alla tutela dei lavoratori coinvolti, ha terminato il Sindaco. Via libera al secondo stralcio dei lavori presso la ex scuola del Trebbio a Sansepolcro. L'ufficio lavori pubblici del comune sta per assegnare le opere. Dopo anni di immobilismo, un edificio classico situato nella periferia di Sansepolcro tornerà ad essere fruibile. Parliamo della ex scuola elementare del Trebbio, una frazione popolosa della campagna di Sansepolcro. Per l'edificio è finalmente giunto il momento della rinascita. L'amministrazione comunale Biturgense ha infatti approvato in via definitiva il progetto esecutivo per il secondo stralcio delle opere di recupero di questo immobile. Era divenuto nel 1990 sede dell'Associazione Radio Amatori CB Città di Piero. Successivamente era stato dichiarato inagibile, ma in questo lungo lasso di tempo, 30 anni, non vi era stato il benché minimo intervento. Nel 2021, grazie alle risorse ottenute dal Comune attraverso un apposito bando dedicato proprio alla riqualificazione del patrimonio culturale nelle aree rurali, era stato portato a compimento un primo importante intervento di ripristino del tetto. L'Ufficio Lavori Pubblici del Comune provvederà ora all'assegnazione delle nuove opere, del valore complessivo di 98.500 euro, che porteranno al definitivo recupero della struttura e degli ambienti che per l'amministrazione erano già in programma. I valori e la storia delle frazioni sono contenuti proprio nelle scuole di campagna.
Quelle delle altre località sono state a suo tempo sistemate. Mancava solo il plesso del Trebbio. Ora, con questa operazione, ciascuna frazione del territorio di San Sepolcro avrà la possibilità di contare anche su un adeguato supporto logistico con una bella sede. In tutta Italia sono soltanto 10 i luoghi, i borghi consigliati dal Touring Club Italiano nei quali trascorrere giornate all'insegna del romanticismo. Tra questi 10 c'è anche Lucignano. Il borgo di Valeggio sul Mincio nel Veronese, quello di Levico Terme in provincia di Trento, Bovino nel Foggiano, Nemi nei Castelli Romani, Gradara in provincia di Pesaro Urbino e ancora Castellaro Lagusello nel Mantovano, Seborga in provincia di Imperia, Agius nella Sassarese, Canelli nell'Astigiano ed il nostro borgo di Lucignano. A qualche settimana dal 14 febbraio, data per antonomasia dedicata a San Valentino e agli innamorati, il Touring Club Italiano ha stilato la classifica dei 10 borghi bandiera arancione ideali per una fuga romantica e tra questi c'è anche Lucignano, la perla della Valdichiana. Il paese dalla forma ellittica viene consigliato soprattutto per il famoso albero d'oro o albero dell'amore che si trova all'interno del museo. Tra l'altro, come ogni anno, il comune di Lucignano sta lavorando ad un evento dedicato agli innamorati, segni d'amore, che si svolgerà nei giorni 11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 febbraio. In occasione del 100° anniversario dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, sarà proprio lui, il compianto regista, ad essere protagonista dell'iniziativa. È tutto per questa edizione delle Notizie delle Vallate. Grazie dell'attenzione e buona serata sulla nostra emittente.